signor Ministro. Io vengo dalla città di Taranto, un'altra città del sud Italia. Sono qui. Sentendo quanto ha detto lei, ma anche leggendo il suo piano strategico, così come il piano straordinario della mobilità turistica, io devo cogliere la palla al balzo e quindi notare la sua attenzione alle destinazioni minori, che per ora sono minori, e quindi al sud Italia. E io la invito prima di tutto a collaborare magari di più col ministro Guidi, il ministro dello sviluppo economico, che ha una concezione diversa dello sviluppo economico in Italia e forse probabilmente anche in Europa, e quindi a trattare la città di Taranto non più come fino ad ora è stata trattata, ma a sviluppare l'aspetto turistico che ha, che è insito in se stessa, quindi a eliminare quella vocazione industriale che fino ad ora l'ha distrutta. Il conto lo stiamo pagando adesso in termini di salute, di vita e di economie minori, ma che sono la vera vocazione del nostro territorio, per meglio valorizzare appunto la vocazione storica, culturale che la città di Taranto ha. La invito pertanto a venire in questa città, perché ci sono dei grandi progetti che partono dal basso, che i cittadini, le associazioni, i professionisti, le associazioni di categoria stanno sviluppando e che sono progetti globali, veri, seri, che purtroppo restano inascoltati. Se riesco a strapparle questa promessa, per me è una grande vittoria. È possibile, siccome tu parlavi dell'area industriale, è possibile, come dire, cambiare la vocazione delle città? Assolutamente sì. Se noi prendiamo il caso di Torino, mi dispiace non ci sia Chiamparino che dovesse stasera, perché è stato gran parte merito degli anni in cui è stato sindaco e oggi di Fassino, Torino era una città industriale, tutta costruita sulla Fiat. Là, diciamo, il declino di quel modello ha fatto immaginare che Torino diventasse una metropoli deserta, svuotata di identità addirittura, oltre che di posti di lavoro. Hanno cominciato a investire, hanno investito in cultura, in turismo, hanno inventato manifestazioni, hanno recuperato musei. Oggi Torino, e lo si vede anche da quella mappa con il roaming dei cellulari, oggi Torino è diventata una delle grandi, delle città con la maggior offerta culturale d'Italia e con una crescita enorme delle presenze turistiche. Era una città industriale. A me piacerebbe la stessa sfida farla a Taranto, perché Taranto è il sud, è una città industriale conosciuta con l'aspetto oltretutto negativo dell'Ilva, ma è una città che ha un grande patrimonio storico, poi ce lo spiega meglio Emilio, c'è un patrimonio fantastico, c'è un museo archeologico nazionale che è uno dei più belli d'Italia, ma non ci sono turisti. Non sanno neanche di andare, anche voi pensateci, a chi di voi è venuto in mente vada a fare un viaggio turistico a Taranto? No, perché c'è l'immagine, ti arriva un segnale diverso. E questo potrebbe valere all'infinito, perché ripeto, noi abbiamo una potenzialità enorme. Quindi abbiamo, come dire, io l'ho detto, davvero, ho l'impressione, pensando al nostro patrimonio e alle sue potenzialità, che noi camminiamo su un terreno di pepite d'oro con la testa girata da un'altra parte e non le vediamo. La cosa di Taranto che ci dà è che un gruppo di ragazzi ha pensato, secondo me è bello raccontarla, ha pensato cos'è che può essere il futuro di Taranto. Taranto è Taras. Taras è la più importante città fondata dagli Spartani.